come ultima cosa, vediamo come salvare i risultati, le ricerche e creare alert. Dalla lista dei risultati possiamo salvare i singoli documenti che ci interessano molto rapidamente. La prima cosa da fare è selezionarli. Quindi selezioniamo due articoli a caso. Seleziono i primi due. A questo punto possiamo spedirci i risultati per email cliccando su email, oppure stamparli cliccando su print, oppure possiamo salvarli o esportarli cliccando su export save. Tra i formati di esportazione c'è a disposizione anche il programma per la gestione delle bibliografie EndNote. Se abbiamo bisogno solo della citazione, clicchiamo su Cite. Di default esce il formato APA, quello dell'American Psychological Association. Possiamo però cambiarlo e prenderne altri. I più famosi sono Harvard o in fondo Vancouver. Provo ad esempio a selezionare Vancouver, poi Change. Ecco, sono state trasformate nel formato Vancouver. Possiamo anche salvare i risultati in modo permanente direttamente in una pagina personale all'interno della banca dati. Per farlo dobbiamo però prima registrarci. Clicchiamo su Save to My Research. Adesso entro con le mie credenziali, username e password. La prima volta che vi identificate dovete cliccare su Create My Research Account. Sign in, a questo punto mi seleziona i miei due risultati e basta cliccare su Save. In questo modo i risultati sono stati salvati nella mia pagina. Per rivederli, vedo in alto My Research e il mio nome e alla sezione Documents ritrovo gli articoli appena salvati. Questa procedura serve per salvare le citazioni. Per accedere invece al full text, bisognerà selezionare il bottone SFX visibile accanto ad ogni risultato. Oltre ai risultati, possiamo salvare le ricerche fatte per non rischiare di dimenticarci lo storico delle ricerche appena svolte. In alto vediamo che la banca dati sta mappando le ricerche fatte in questa sessione. Lo vediamo in Recent Searches. Salviamo questa ricerca, quindi la selezioniamo applicando una spunta e clicchiamo su Save. A questo punto dovremo identificarci, username e password, sign in, save. La ricerca è stata salvata. A questo punto possiamo chiudere. Per rivedere le ricerche salvate, basta andare in alto in My Research. Nella sezione Searches vediamo le ricerche che avevamo salvato. In qualsiasi momento potremo cancellarla cliccando su Delete o modificarla cliccando su Modify. Le banche dati ProQuest permettono di applicare un alert a una ricerca per ricevere direttamente sulla nostra mail gli aggiornamenti. Accanto ai risultati, come in questo caso, vediamo che c'è un bottone che si chiama Create Alert. Diamo un nome alla ricerca. Ricerca. La data di oggi, 23 settembre. Poi l'indirizzo mail esce di default perché l'abbiamo messo già in fase di registrazione. Se vogliamo possiamo aggiungerne un altro, ma è un campo opzionale. Poi nel passaggio numero 3 possiamo decidere se includere i dettagli della ricerca o se includere oppure no le evidenziazioni. Quindi decidiamo ogni quanto vogliamo ricevere gli aggiornamenti. Quindi lascio mensile e clicco su Create Alert. Riceveremo una mail dove potremo confermare di volere l'alert o cancellarlo. Concludo facendo presente che le banche dati ProQuest mettono a disposizione un tutorial disponibile dalla home page stessa, cliccando su Help. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, visitate il sito della biblioteca. A presto!